Francesco Furiassi, un documentario su Lisippo. Su Lisippo si è detto tante cose, ormai sembra che si sia detto tutto, ma questo documentario vuol dire qualcosa di più. Come l'avete realizzato e se c'è qualche sorpresa? Questo documentario nasce dall'esigenza di raccontare la storia dall'inizio alla fine, perché abbiamo notato che tante persone sanno dei pezzi della storia, ma veramente pochi la conoscono tutta l'intelaiatura, quindi da il ritrovamento all'attuale collocazione. Soprattutto qui a Fano si conoscono appunto le vicende legate ai marinai, l'attuale collocazione al Getty, ma poco del resto, quindi tutte le vicende giudiziarie, tutti i vari passaggi per Gubbio, altre nazioni e anche quello che come altri suoi colleghi definiscono una spy story internazionale si sia protratta nei decenni e da una piccola vicenda di un ritrovamento di dubbio valore nel porto di Fano poi si è rivelato il ritrovamento di una delle statue più importanti della storia antica e l'unica statua attribuibile a Lisippo. Quindi abbiamo voluto mettere in fila tutte queste informazioni e sogniamo di poter trovare poi il relitto. A Fano si conosce in modo particolare la fase del ritrovamento e forse qualcosa di più lo spostamento della statua a Gubbio. Poi i fanesi non è che ne sanno molto di quello che è accaduto in seguito. Voi l'avete ricostruito? Sì, abbiamo fatto un lavoro abbastanza minuzioso. A Fano la statua è stata probabilmente pochi giorni, è stata diversi mesi invece sepolta, come i fanesi sanno, in un nel famoso campo di cavoli a Carrara. E poi è stata acquistata dal cugino di un noto imprenditore, una delle persone più importanti di Gubbio, e ha fatto su una 600 la contessa, la famosa strada, no, che lega le due città, e poi ne sono perse le tracce. Noi siamo riusciti a ipotizzare un suo passaggio in Brasile, che è una delle tesi più gettonate, altrimenti l'altra tesi è quella che sia stata nei cementifici nascosta dei proprietari, dei detentori della statua per qualche anno e poi solo nel 1971 abbia lasciato Gubbio per prendere la strada della Germania, lasciare quindi l'Italia e essere acquistata da Artemis e più precisamente da Heinz Erzer, che era un antiquario che poi detenne per diverso tempo la statua. Anche i nostri carabinieri andarono a bussare alla sua porta, ma purtroppo non riuscirono a appropriarsi del bene perché la giustizia tedesca non diede seguito alla nostra richiesta di rogatoria. Quindi sì, la risposta: abbiamo cercato minuziosamente di ricostruire tutto. Purtroppo la famiglia Barbetti, tanto il cognome è noto, non ha mai accettato delle nostre interviste e quindi dei dubbi rimangono, però siamo molto contenti di essere riusciti a intervistare il procuratore di allora che si interessò al caso, il dottor Matteini Chiari, e il sindaco di quegli anni, e quindi dei primi anni 70 di Gubbio, che è il dottor Pierluigi Neri, che sono stati molto gentili e ci hanno sviscerato dei particolari che magari a Fano non si conoscono della vicenda. Signora Cecchi, il Lisippo non l'abbandona. Sembrava che con i vari stadi che ha superato il livello di giustizia le cose finiscono, ma ancora continuano, e quindi continua ancora il suo impegno. Sì, il mio impegno in realtà sarebbe concluso con la rogatoria 2019, però c'è sempre questo comitato, questo gruppo di lavoro che sostiene insieme all'Avvocatura dello Stato, Lorenzo Dascia, sosteniamo questa causa e quindi cercheremo di dare tutto l'apporto scientifico, giuridico, anche per l'eventuale futura causa che si dovrebbe celebrare, così come lo spieghiamo, in California.